Rispetto al litorale, l'entroterra del Gargano è altrettanto ricco di fascino. Pochi e piccoli centri abitati si dispongono in ordine sparso su un territorio che ha conservato la sua natura inaccessibile. Dagli anni 90 la vegetazione e la fauna di questi grandi spazi solitari sono tutelati dal Parco Nazionale del Gargano. A breve distanza dall'Adriatico si innalza un paesaggio montuoso e aspro. I muretti a secco costeggiano i tratturi, gli antichi sentieri delle greggi percorsi durante la transumanza. Fin dal Medioevo i tracciati erano anche la via dei pellegrini. Con la forza della loro devozione, i fedeli affrontavano l'ultima salita che conduce a Monte Sant'Angelo. Nel punto più alto della città, il castello domina le case di Monte Sant'Angelo e il suo celebre luogo di culto. Il santuario di San Michele nacque più di 1500 anni fa. Si narra che durante il regno longobardo l'arcangelo Michele sia apparso qui per 3 volte. Il paese divenne meta di pellegrinaggi durante le crociate e ancora oggi riveste un ruolo importante per il cattolicesimo. Uno comincia qui a avvertire che c'è una pace. Qui comincia a sentire che c'è qualcosa che può dare all'uomo, diciamo, una gioia diversa di quella che può essere una corsa, perché oggi i pellegrinaggi spesso diventano una carrellata di tanti luoghi, di tante cose da vedere che poi alla fine l'uomo neanche riesce a ricordarsi tutto. Invece qui comincia a ricordarsi che ha il cuore, che ha la mente, che ha delle persone accanto a sé. L'uomo, ecco, venendo qui, entra come entrasse, ecco, nelle viscere della terra. Qui l'uomo, ecco, comincia a sentirsi, diciamo, avvolto da un'atmosfera diversa, forse dalla grazia del luogo, perché ogni santuario ha la sua grazia, cioè la presenza di San Michele, la presenza di Dio in questo luogo si percepisce anche così a livello somatico. Monte Sant'Angelo si sviluppò rapidamente vicino alla grotta dell'Apparizione del Santo. In tempi più recenti l'abitato si è spinto fino alle pendici del colle, con case seriali nate negli anni della crescita industriale, strade perpendicolari e scalinate. Lo sperone di roccia di Monte Sant'Angelo si affaccia sul mare e domina il golfo di Manfredonia. Più a sud, lungo la costa, si incontra la salina più grande d'Europa. La salina fu ribattezzata nell'Ottocento in onore della prima regina d'Italia, Margherita di Savoia. Una riserva naturale statale tutela l'ecosistema e ospita ogni anno la migrazione di numerose specie di uccelli. La salina di Margherita di Savoia si estende su una superficie di circa 4.500 ettari. 4.000 ettari sono effettivamente coperti dalle acque, 500 ettari invece sono le infrastrutture, strade, capannoni, aie di ammassamento e così via. Nelle sue sfumature date dagli elementi organici, l'acqua compie un percorso tra le vasche di estrazione. Dal momento in cui viene presa dal mare, al momento in cui lascia il cloruro di sodio sul fondo dei bacini, percorre circa 200 km, si è stimato in circa 200 km, perché all'acqua stessa si fa fare un lungo giro dei percorsi tortuosi proprio per ossigenarsi e offrire al sole e al vento una maggiore quantità di acqua in movimento e quindi una maggiore concentrazione, densità.
In un anno si ottengono fino a 6 milioni di quintali di sale. Questo sale, così grezzo come è stato prelevato dai bacini e ammassato, viene lavato, viene centrifugato, viene asciugato e subito dopo l'asciugatura all'interno dei forni c'è la vagliatura. Vagliatura che permette di secernere, di dividere il sale grosso dal sale medio e dal sale fino. Già più di 2000 anni fa qui si estraeva il sale, sinonimo di ricchezza economica. Con il cristianesimo il sale divenne un simbolo di ricchezza spirituale. L'esortazione del Vangelo a essere il sale della terra sembra risuonare nel santuario di San Giovanni Rotondo. San Giovanni Rotondo è la terra del santuario voluto da Padre Pio. Nel 1916 il frate di Pietralcina si ritirò qui in convento. Nella cripta riposano le spoglie di un uomo proclamato santo nel 2002. Due anni dopo terminarono i lavori per la costruzione della nuova chiesa. Le linee moderne, progettate dal celebre architetto Renzo Piano, si ispirano alla forma di una conchiglia. Nelle grandi occasioni la chiesa accoglie fino a 30.000 fedeli. Le sculture del toscano Giuliano Vangi fanno emergere dalla pietra l'annuncio della resurrezione di Cristo. L'organo a canne è il più grande di tipo meccanico mai costruito in Italia. L'altare e la croce sono opere firmate dallo scultore Arnaldo Pomodoro. Ogni anno San Giovanni Rotondo accoglie fino a 7 milioni di fedeli che si avvicinano a questo grande simbolo. A sud-ovest del Gargano, i resti della Lucera antica raccontano l'importanza della città già in epoca romana. L'anfiteatro fu costruito in onore del primo imperatore, Augusto. Oggi il suo aspetto è il risultato del restauro di inizio Novecento e pochi sono i segni dell'epoca dei gladiatori. L'anfiteatro si trova in una depressione naturale del terreno, a breve distanza dal cuore storico di Lucera. Qui il Teatro Civico Garibaldi è al centro della vita culturale cittadina. Ripristinato con cura nel 2005, è tornato a ospitare spettacoli di danza, musica e teatro, con un calendario ricco di appuntamenti. Il Duomo di Lucera sta dal 200 al posto di una moschea. Qualche decennio prima, infatti, il grande imperatore tedesco Federico II aveva concentrato qui gruppi di saraceni che in Sicilia causavano disordini. Anziché reprimerli, li aveva lasciati liberi di governare Lucera e iniziare attività economiche, con grande impulso allo sviluppo della città. Lucera è a nord-ovest della città di Foggia, nell'area pianeggiante della Daunia. Intorno si stende il Tavoliere, la pianura italiana più estesa dopo quella del Po.